שלום עליכם קליברי, עוד שמש השם מתונים מסכת יומא, דף כ. ונציע עמוד המשנה, דף י"ט עמוד ב', דלה סקונדה ליגה דו ולליגה דוונטון הלארגה. איש המשנה, ביקש להתנמנם, סייד כהן גדול, בו לסן נקיירה, דורנטי לנות די יום כיפור. פרחי כהונה מכין לפניו בעצו הצרדה. I giovani Kohanim davano un colpo con due dita, il pollice e l'indice, per fare un rumore affinché si risvegli. Omrimlo, Ishi Kohen Gadol, mio signore Kohen Gadol. Amod, alzati e cammina sul pavimento freddo di marmo per svegliarti. Vehafek achat alla rizpa. E ci sono due interpretazioni: o facci divertire, divertici, oppure divertici con delle acrobazie. Umasikinoto anchi agias manashkita, e lo fanno occupare con diverse cose, questo tipo affinché non si addormenti, finché giunga il momento di iniziare il servizio di Korban Tamid e il sacrificio mattutino, quando comincia a alveggiare. Dice Agmarà, Mai Tzrada, che significa Mai Tzrada? Che dice la Mishnah, Ezva Tzrada, un dito Tzrada? Amar Yehuda, Tzrata de da. Tzrata vuol dire il rivale del dito. E Dedà, questo dito, il secondo dito, Umai e Gudal, è il pollice. E il rivale è l'indice. E dà un colpo sul palmo e così causa un rumore che fa causa che il Kohen Gadol si svegli. Cioè, non si svegli, che si risvegli, che sia più sveglio, insomma. Machve Ravuna, e Ravuna fece una tale azione. Asalkala Bekule Berav, e si udì il rumore in tutta la sala di studio, tutto Bet Midrash. Ognuno uscì con il Gadol, Afeg Achat al Rispa, mi hanno detto, gli dissero di fare un tipo di ginnastica. Amar Yitzchak, al Hadat umayhi amrelei achvekida. E ci ha fatto vedere una cosa nuova. Hadat vuol dire come Hadash, cambiamo il Taf per Shin, diventa Hadash. E ci ha fatto vedere come che il Kohen Gadol metteva le idee per terra e si piegava. E baciava il pavimento e si alzava. Umasikino to achi agias man shchita. Tana, lo ayu masikino to lo benev lo bekinor. Non suonavano né l'arpa né un altro tipo di strumento musicale come l'arpa. E la vape, e cantavano. Umei omrim, che cosa dicevano? I mascello. Lo Ibn Bayit, Shav Amru Bonavo, se il Signore non costruirà l'edificio e coloro che i costruttori si stanno sforzando inutilmente. E intendevano dire che il Kohen Gadol deve sforzarsi, però tutto dipende da Hashem, e affinché lui possa espiare i peccati del popolo ebraico. Comunque tutto dipende da Hashem e nulla non dipende dai nostri sforzi. Bikere Shalayim lo yoshinim kol ha'layla kedei shishma kohen gadol kol havara velo tehe shina chotavto. E le persone importanti di Gerusalemme anche non dormirono la notte di Yom Kippur affinché il gadol possa udire le voci dello studio di Torah.
e affinché non si addormenti. Tania va solo a mare. Abba Gulina io sinke. E non solo a Gerusalemme facevano così, ma anche in altri luoghi facevano così. Zechar Mikdash, come ricordo del santuario, nel senso per che sia un segno del santuario. E la Shiyu Chot'in, il guaio è che però peccavano, che si incontravano uomini e donne e giungevano a fare peccati. Amar Abai e Veitema Rav Nachman Bar Yitzchak Targuma, che dicevano, Nearda, che la città Nearda, Damar Le Eliyahu Le Rav Yehuda a cura della Sala Hasida, che Eliyahu Navi disse, rivelò a Rav Yehuda il fratello di Rav Sala il Hasid, il Pio. Amorito, voi vi meravigliate, amai lo ate il Mashiach, se voi andate perché il Mashiach non viene. Da inna Yom di Kippur, e oggi è Yom Kippur, ve i baul kama betulta binarda, e alcune ragazze vergini furono si accoppiarono alcune vergini in Nearda di Yom Kippur. Amar lei, Rabbi Yuda, e chiese a Eliyahu Navi, Akushbohu mai amar, che cosa dice Akushbohu riguardo a questi peccati? Amar lei rispose che Akushbohu, voltiamo andare, li giudica favorevolmente, poiché capisce che il loro Yetzer Hara, il loro istinto del male, ha causato ciò, e perciò dice la Petach HaTatovetz, il famoso versetto che la Torah menziona riguardo a Cain, dopo che uccise Hevel, che Yetzer Hara cerca di causare che la persona pecchi e la persona deve sormontare e deve essere più forte di Yetzer Hara e deve vincerlo. Vesatan Mayamar, chiese la Biuda nuovamente a Eliyahu Navi, e Satan cosa dice? Ma lei, Satan, Biyom HaKippur, l'etle reshuta l'astune. Il Satan, Satan veramente anche Yetzer Hara. Satan, che è l'angelo accusatore, non ha diritto di accusare il popolo ebraico durante Yom Kippur. Mi mai da dove sappiamo ciò? Amar Rami Bar Chama, a Satan, il valore numerico, di gematria di a Satan, gematria, tlat mea vishitin ve'arba'aveh, 364. E perciò sono 364 tlat mea shitin arba yome, 364 giorni durante l'anno il Satana ha il diritto di accusare il popolo ebraico, però di Yom Kippur Hitler è riuscito le sture, però di Yom Kippur durante Yom Kippur Hitler è riuscito le sture, però di Yom Kippur non ha il diritto di accusare il popolo ebraico. Normalmente l'anno ebraico sono 354, un po' più di 354 giorni, cioè 354 è un po' più della metà, perciò quasi 355 giorni, e non sono 365, 300, dice 364, cioè 365, 364 abbiamo detto che il Satan può accusare, un giorno no, cioè 365, e perciò sono 10 giorni in più. E questo è l'anno solare, invece è l'anno lunare, noi usiamo solo l'anno lunare. E può darsi che usa questo sistema dell'anno solare, benché noi non usiamo il calendario gregoriano, bensì il calendario lunare, però forse per includere anche altri giorni in più che può accusare. Perciò non solo l'anno ebraico, anche l'anno solare. Prossima Mishnah dice: V'chol yom tormim la mizbeach bikriat hagever o samuch lo ben lefanav ben acharav. Ogni giorno durante l'anno prendevano delle ceneri dall'altare, che è una mitzvah scritta nella Torah, e si chiama Trumat HaDeshen, e il Kohen lo prendeva e lo metteva per terra vicino all'altare. In quel punto tutto veniva assorbito. Cioè entrava dentro il marmo, il pavimento di marmo, era un miracolo, entrava nel pavimento e spariva. Per
Vedremo un po' più avanti che ci sono altre cose che anche venivano messe così per terra vicino allo stesso luogo e anche venivano, sparivano, che penetravano nel pavimento e sparivano. E questo è quando per Kyatakyever, vedremo che Mara spiegherà cosa vuol dire Kyatakyever. Kyatakyever può dire, o significa o quando una persona chiama, oppure anche in gallo significa gever. E questo è di mattina, prima dell'alba, leggermente prima, o anche ben acharav, anche un po' dopo. Ubiyom HaKippurim, però di Yom HaKippurim lo facevano mechatzot, cioè dopo chatzot, dopo mezzanotte. Perché il Kohen Gadol era stanco, era debole, e voleva fare quello che poteva di sera e non l'indomani, che aveva parecchio lavoro da fare durante Yom Kippur. Perciò, invece di farlo di mattina, che già sarebbe stato occupato, gli hanno fatto fare di notte. Ubargalim, durante le feste, e anticiparono ancora di più perché che prendevano facevano questo servizio, trovate Deshen, di prendere la cena dall'altare, come ho detto, metterlo accanto all'altare, Mashmona Rishona, dopo la prima vigilia. C'erano tre vigilie, la notte si divide in tre vigilie e si divide ugualmente in tre parti, e dopo la prima vigilia, dopo la prima parte, era permesso di fare già Trumata Deshen, non bisogna attendere fino all'alba. Veloita Kriyat HaGever Magat Acetta Azaram Le'am Yisrael, durante le feste. E ancora prima che udirono il canto del gallo, già l'Azara, il cortile del santuario, si riempì degli ebrei, di Israele, del popolo ebraico, che venivano a offrire i propri sacrifici. Dice Maratnana, abbiamo studiato in Masechet Zevachim, Evarim shepaku me'al gavei mizbeach, kodem chatzot yachzir, umualim bahem, lachar chatzot lo yachzir, ve'en mualim bahem. Membra di animali che venivano bruciati sull'altare, che per l'enorme calore scoppiavano e cadevano per terra, all'infuori della zona dell'altare. Se ciò succedeva prima di mezzanotte, allora doveva rimettere queste membra sull'altare, e se uno traeva beneficio da tali membra, allora era colpevole Sacrilegio. di... Però se ciò succedeva dopo mezzanotte, cioè queste membra scoppiavano e volavano all'infuori dell'altare, lo Erzi non doveva rimettere sull'altare, perché ormai è considerato come se fossero bruciati completamente. E perciò, se qualcuno trae vantaggio di tali pezzi di carne, non pecca di sacrilegio, peccato di sacrilegio, perché ormai è considerato che la mitzvah è stata già compiuta con questi pezzi di carne, e perciò l'altare è Hashem, non ha bisogno di questi pezzi di carne, ormai sono considerati già bruciati, anche se non lo sono completamente. Minane mira, dove sappiamo ciò? Amar Rav, e cioè dove sappiamo che dopo mezzanotte questi pezzi di carne, che sono stati bruciati anche parzialmente, che non sono più considerati, e perciò uno potrebbe trarne beneficio da ciò. Amar Rav, lo impariamo perché c'è scritto Katoga Hadomer Kola Laila, che il versetto della Torah dice così: Zot, scusi, no, Zavet Aaron ve banav lemor, Zot Torah Taola, Yeh Olah al Mokdah al Mizbeach kol ha-layla, bisogna bruciare tutta la notte, ad aboker, fino al mattino. Ketuv echad omer kol ha-layla, ve'iktir, come ho detto, il versetto dice kol ha-layla,
E perché non c'è scritto nella Torah? Questo è solo il testo che di ciò che dice Rav. Che il versetto dice, abbiamo detto così: Tzavet Rav Ved Banav Lemor, Zot Torata Olah, Hi Aolah al Mogda al Mezuah Kol HaLaila. Cioè significa che bisogna bruciarla tutta la notte. Adesso dice, continua il versetto: Vesha Mizzatu Kalbo. ולבש הכהן מידו בד ומייחס לבד לבש הבשור והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על מזבח שמו את המזבח. אז יש לה פסטיונה se questa parte del versetto כל הלילה, queste due parole כל הלילה, tutta la notte, se si riferiscono alla parte che è menzionata prima, cioè ia olah al mogdah al mizbeach e poi kol halayla, si riferisce al bruciamento del sacrificio, oppure si riferisce a ciò che dice dopo, verimit adesh netochala esh et aula al mizbeach samot al mizbeach. Vediamo, perciò la questione è se questa espressione kol halayla tutta la notte si riferisce a ciò che c'è scritto prima delle parole kol halayla o si riferisce dopo. Se si riferisce prima è quello che intende dire vektir, quello che capisce che bisogna bruciarlo, il sacrificio. Stiamo parlando io del sacrificio là. E l'altro, e la continuazione del versetto dice, con la Laila intende dire Verim, si riferisce a Verim che prenderà della cenere, che abbiamo detto che lo mette accanto all'altare. E c'è qui una contraddizione, perché da un lato dice che bisogna lasciare il sacrificio sull'altare tutta la notte. Invece dall'altra parte del versetto che si capisce che deve prendere questa cenere durante la notte, vuol dire che non deve lasciarlo tutta la notte, perciò c'è una contraddizione. Perciò dice Rav, anche Zad, come si risolve questa contraddizione? Perciò dice, Chalkeo chezio l'aktara chezio l'arama, perciò divide la notte in due parti, perciò dopo mezzanotte. E prima di mezzanotte bisogna attendere che tutta la carne si bruci, però vuol dire che un pezzo di carne che è saltato dall'altare, prima di mezzanotte bisogna rimetterlo sull'altare. E tutti questi pezzi di carne non sono considerati come cenere, però dopo mezzanotte già sono considerati come cenere. Perciò uno può prendere diciamo un pezzo di questa carne, anche se non completamente bruciata, e usarla per Trumat HaDeshen, per metterla accanto all'altare. E anche non è necessario rimetterla sull'altare perché è considerata già che è stata bruciata. C'è una flocchetta Rashi Tosafot, che Rashi dice che, come abbiamo detto qui, e questi pezzi di carne che sono saltati dall'altare, dopo mezzanotte sono considerati come cenere, perciò uno può usarli come Trumat HaDeshen per metterli, sono considerati come cenere, mentre invece Tosafot dice che no, non sono considerati come cenere. La differenza è che se non sono completamente bruciati, non bisogna rimetterli, se sono saltati, non bisogna rimetterli sull'altare. אמרתי רב כהנא, קדר רב כהנא, בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר. כתותי ג'וני סיפרנדה דקוויסט צ'ינג דלתארי סימטיה קנטורנטארי כואנדו קנטל גלו. או סמוך לו בין לפניו ובין אחריו. קומד את הכסף ונוסטט המשנה. כסיום פה פנימה דלאלבה, סיום פה דופו לאלבה. וביום הכיפורים מחצות. סיפרנדה ואתה מזנות. ופרקלין באשמורת הראשונה. Abbiamo detto già questo, durante le feste della prima vigilia. Portiamo da Isa Kadata Mechazot Doraitai. Se vuol dire che questo din, che bisogna prendere la cenere e mettere accanto all'altare, questa è una legge biblica, allora come
Com'è che possiamo anticipare Yom Kippur dopo mezzanotte e durante le feste dopo la prima vigilia? Che per vigilia, quando si termina la prima vigilia, che è un terzo della notte, è prima di mezzanotte, perché mezzanotte, si capisce che mezzanotte è la metà della notte e un terzo è prima di mezzanotte. E qui c'è una spiegazione di chiunque vuole approfondire, che Rashi qui è diverso da come lui spiega in Masechet Zevachim. E la spiega Amar Rabbi Yochanan, che in secondo Rabbi Yochanan invece tutta la notte è valida per bruciare, se non è stata, se queste membra, questi pezzi di carne non sono stati bruciati completamente. E si può infatti prendere, non bisogna attendere tutta la notte, come ha detto Rav, e da mezzanotte in poi questi pezzi, i pezzi di carne che sono stati già consumati, e si possono usare per fare Trumat HaDeshen, per prendere come mettere accanto all'altare. E impariamo da ciò. Mi mascia se ne mar quella laila che bisogna bruciare tutta la notte e dopo il versetto continua ad avvocare fino al mattino. Per quale ragione è necessario dire fino al mattino? Se dice tutta la notte è evidente che si intende fino, tutta la notte fino al mattino. Perciò impara da ciò umat al mondo mar ad avvocare ten boker le borcrosce laila, cioè che quando si termina la notte inizia il mattino. Ma qui vuole dalla parola, da questa espressione superflua ad avvocare fino al mattino, che è veramente superflua, vuole imparare che così come il mattino è la fine della notte, così che c'è ugualmente un'altra fine durante la notte, in mezzanotte c'è un'altra fine. È come se fosse un mattino durante la notte. Questa è l'espressione ten boker le borcrosce laila, che riguardo a queste membra che sono stati bruciati fino al mattino, cioè prima che diventi mattino, che non è necessario che questi pezzi di carne, e se diciamo sono caduti dall'altare, se sono stati bruciati, allora non è necessario rimetterli. E siccome la Torah non ha deciso il momento quando veramente si termina questo periodo, e perciò Chazal decisero che l'intenzione è mezzanotte, che mezzanotte è il limite di questo periodo durante la notte. Che perciò i pezzi di carne che sono stati bruciati, allora fino a mezzanotte, e dopo mezzanotte sono considerati già che sono considerati come cenere. Però, riguardo a ciò che bisogna prendere la cenere, Aramat HaDeshen, questo si può fare tutta la notte, e anche con membra che sono stati bruciati, cioè non sono completamente cenere. E ciò, come abbiamo studiato precedente, come ha imparato Rav, con l'Aila Verim, che Verim, abbiamo detto che Verim vuol dire che prende la cenere. Questa è una parte dei servizi durante il servizio nel santuario. Il Kach, Bechol Yom Tormimin et HaMizbeach Berikiata Gever, O Samuch Lo Ben Lefana Ben Hachana, questa Mishnah, Visaghia, e ciò è sufficiente. Abbiamo detto, Tormimin et HaMizbeach, che prende la cenere e lo mette accanto all'altare quando canta il gallo. E veramente Kriyat HaGever, vediamo subito che c'è una disputa, che significa Gever può significare una persona e può significare anche gallo. Però diamo che Purim dica Chulsha di Kohen Gadol Vavdir Mechatzot, siccome il Kohen Gadol è debole, allora Yom Kippur si fa questo Trumat HaDeshen dopo mezzanotte.
ובעגלים, לפי ישראל, לפי קורבנות, המדינה את המשמרות הראשונה. Durante le feste, quando ci sono molti ebrei e molti sacrifici, bisogna sacrificare, e dura tempo fare tutto questo servizio. Perciò si inizia la Shmonat Rishona, la prima vigilia, che è prima di mezzanotte, come ho detto. Quindi Ketani Tama, e la ragione è, come ho studiato, Lo Eta Kriyata Gever Magada Chata Azara Milam Israel, ancora prima che fu chiamata, ci fu una voce che chiamò tutti gli ebrei al santuario già si era riempito, ancora prima dell'alba. Ma Kriyat HaGever, che si intende con Kriyat HaGever, che significa Gever, Ravamar Kra Gavra, che intende una persona, che una persona chiamava tutti i fedeli a venire al santuario, e Ravishila Amar Krata Negola, che Karata Negola, che Kriyat HaGever, Gever significa un gallo, che il gallo ha cantato o ha chiamato. Rav iklale atrede Ravishila. E Rav, durante il suo viaggio, capitò di essere da Ravishila. Lo ava morale mekamale di Ravishila. E l'usanza a quei tempi era che un tanà, un saggio, diciamo, dava una lezione. E c'era un interprete che traduceva per il pubblico, per esempio, chi era? Era una morà che dava la lezione e c'era sempre un interprete che traduceva dall'ebraico in aramaico, perché a quei tempi in Eretz Israel gli ebrei parlavano aramaico, perché erano venuti dalla Babilonia e avevano portato con loro questa lingua dalla Babilonia. Perciò sapevano aramaico, non sapevano ebraico. Perciò ci voleva un interprete. Perciò lo aveva amora le mecca a lei della Shila. Non c'era della Shila qualcuno che potesse tradurre per il pubblico. Kam Rav Aleve Kam Faresh. Allora Rav propose che lui sia l'interprete per parlare, tradurre dall'ebraico in aramaico, e così Rav Shila diede la lezione con Rav l'interprete. Chiamara Michael Tagheve Kara Grava, che una persona ha chiamato i fedeli al santuario a venire a servire Hashem. Amale Rav Shila, disse Rav Shila a Rav, e lei mamar Krata Nicola, che lei, signore, traduca che Gavra vuol dire un gallo e non una persona. Amale rispose Rav, Abuv lechari zemer, li gardai lomi kavlu amine. Cioè, Abu vuol dire un tubo forato, come una canna, che c'ha dei fori, che può essere usato come un flauto. Per le Hari vuol dire persone libere, come Herut, si intende persone importanti, diciamo. Zemer vuol dire un canto, cioè una persona che ha usato il flauto per cantare per persone importanti e non può forse essere usato per gardai. Gardai sono tessitori, che sono persone che non sono così importanti, sono semplici artigiani. Perciò intendeva dire Rav, se io ho già spiegato, adesso veramente continuo a spiegare adesso, veramente non è necessario che io dica, poiché Chiavaka Kaivna Galei di Rabichia, quando io ero l'interprete per Rabichia, Rabichia era un tanà molto importante, un farishna mai creata Gever Kragava, quando io, lui diceva creata a Gever e io traducevo che Karagavra, che ha chiamato una persona, ve lo amare, ve lo vede, non mi ha mai
e non ha mai contestato, non ha mai protestato. Vuol dire che ha accettato questa interpretazione. Ve'at amartli ema karata negole, e tu ora scena che sei veramente sei meno importante di Rabkhia, tu invece protesti, dici che avrei dovuto tradurre che Gavra si intende gallo. Ma lei rispose a Rabshila, Mar Niurav, lei è forse Rav, che lui sapeva che l'interprete di Rabshila era Rav, e Rav è una grandissima personalità, il più grande rabbino a quei tempi con Shmuel, e però no, secondo non lo conosceva, chiese, lei è forse Rav? Allora assumiamo che ha risposto che sì. Allora disse Rashila, Nenachma, che lei si sieda, non è suo onore di essere mio interprete. Ma lei rispose Rav, Amra Ince, c'è un proverbio che dice, Itagartlei, se sei diventato un operaio per fare dei lavori. Allora, Putz Amre, se devi fare lavoro, devi fare qualsiasi lavoro, anche un lavoro spregevole come di fare la lana, preparare, di battere i fili per fare la lana come fanno le donne, perché sei stato assunto per questo, per fare qualsiasi cosa che ti dicono di fare. Perciò ugualmente anch'io sono stato assunto per tradurre, perciò faccio, devo fare il mio compito, perciò devo terminare. I Kedamri altri spiegano invece la spiegazione che Rav aveva dato, che voleva continuare. Achiamarlei, ma lima cosa ci non vorrei dire? Che quando si fa un lavoro sacro, bisogna sempre, si può solo continuare sempre per una cosa sempre più sacra, ma non mai per una cosa meno sacra. E intendeva dire che forse verrà qualcuno a essere interprete per Avshila, che non è degno perché non è così sapiente e non sa così bene, e perciò è un disonore per Torah che viene qualcuno che sa meno di me, perciò è meglio che io continui e termini. Tanakh Vatedrav, c'è una dimostrazione in favore di Rav, che come ha detto Rav che Kriyat HaGevra si intende una persona e non un gallo, e Tanakh Vatedrav Shila, c'è un'altra, porterà un'altra dimostrazione che Gever è un gallo e non è una persona. Adesso, dimostrazione di Rav, Tanya Kvate di Rav, ho studiato in favore di Rav che Gavra è una persona, poiché Gvini, c'è una persona chiamata Gvini, Akkaroz, uno che chiamava, uno che proclamava, chiamava gli ebrei, cioè i coanim al santuario a servire, e diceva, Mawamer, Ibdu Kohanim Lavodatchem, venite Kohanim, cioè si intende che di mattina molto presto, quando cantava il gallo, lui chiamava tutti a venire al santuario, perciò chiamava e diceva, gridava, Ibdu Kohanim Lavodatchem, venite Kohanim e mettetevi al vostro servizio, Ulvim le Duchanchem, e i Leviti, e su una certa piattaforma per cantare, Bisele Mamadchem, siccome c'erano 24 turni, il popolo ebraico mandavano rappresentanti al santuario, essere presenti durante il servizio nel santuario. Questo è un segno di rispetto e di onore per il servizio nel santuario. E questo si chiamava Mamadot, come presenze, e perciò sempre c'erano alcuni ebrei, ebrei intendo Israele, non erano né Kohanim Levim, che erano presenti durante il servizio, ma e si udiva la sua voce a distanza di tre parsaot. Una parsa sono 4.000, 1.000 sono 2.000 mot, vuol dire che sono 8.000 mot, moltiplicato per 3 sono 24.000 mot, se non mi sbaglio.
E perciò da ciò impariamo che quando, siccome la Gemara qui dice che Gvini Akaroz, che lui, questa persona lui chiamava, vuol dire che Galo era una persona, non era un gallo. Ma se c'era un caso che successe che Agrippa Samelech Shayaba Abadera Kveshama Kolo Veshlosh Parsaot, che il re Agrippas, che venne viaggiando, stava viaggiando e udì la voce di questo Gvini, Ushebale Betor Shigerlo Matanot, e quando giunse il re, giunse alla casa, gli mandò dei regali. Rafa Piken, Kohen Gadol Meshubach Meno. Con tutto ciò, il Kohen Gadol aveva una voce ancora più forte, che Demarmar, poiché abbiamo studiato, Kovar Amar, che c'era quando il Kohen Gadol diceva, durante il servizio di Yom Kippur, Anna Shem, eccetera, Hatati, eccetera, eccetera. Nishma Kolob Yericho, si udiva la sua voce fino a Gerico, che era più lontana di tre parsot. Vema Rava Barchan Amar Rabbi Yochanan, Birushalayim Yericho, eser parsi, che da Gerusalemme fino a Yericho sono 10 parsot, non 3 parsot. Perciò la sua voce giungeva a una distanza molto maggiore di questa persona. E Gvini Vafagav Deacha Ika Khulsha Vafa Reka Khulsha, benché il Kohen Gadol era debole, che era durante il giorno di Yom Kippur, Vafa Reka Khulsha, e benché Gvini non era debole perché aveva mangiato durante tutti i giorni, era così, e a parte ciò Vafa Imama Vata Mlelia, e qui si tratta di giorno che Kohen Gadol gridava di giorno, e Veatam e Gvini era di notte. D'Amar Rabbi Levi, Mipnema en kolo shel adam nishma biyom kedera shenishma balayla. Perché normalmente si sente la voce di giorno molto meno che la voce di notte si sente la voce molto più forte. E adesso spiegano per quale ragione. Mipnei galgal chama shemina serba rakia, che chalasha una serba razim, che la sfera del sole sega il cielo così come un falegname sega dei tronchi di cedro. Veai chirga, e la polverina che il sole sega il cielo, di Yoma, che si vede di giorno, lo shmei, si chiama lo, cioè che non c'è, che non esiste, che non c'è nulla. Vehainu de Kamar Nebuchadnezzar Bechol Daire Ara Kelo Hashivin. E questa è l'espressione che ha usato Nebuchadnezzar, che tutti gli abitanti del mondo non sono considerati nulla, che non hanno nessuna importanza. Perciò dice che lo sono come quella polvere che è chiamata lo, che non è, che come se fosse inesistente, che non ha nessuna importanza, nessun valore. Adesso come ora vi porterò alcuni casi di cose rilevanti al sole. Tanto abbiamo studiato. Il Malek Galgal Hama è Nishma Kol Amonai, Amonai Shel Romi, il Malek Kol Amonai Shel Romi, Nishma Kol Galgal Hama. Se non fosse per la sfera del sole, che fa il rumore nel firmamento, si udrebbe la voce delle folle nella città Roma, Roma antica naturalmente. Quindi, ma le cola monace Romi, nishma col gargarama. Se non fosse per il fracasso che creano le folle nella città Roma, si potrebbe dire, e questo segagione da parte del sole nel firmamento. Tanbaran, abbiamo studiato. C'è lo scalotto, il chim sofo, la vazzofo. Ci sono 3 voci che si possono udire da un lato del mondo fino all'altra estremità, da un'estremità all'altra. Ve Elohim, Kol Galgal Hama, la voce, cioè il rumore prodotto dalla sfera solare, di quella monaci Romi, ed è il bacano che fanno le folle
nella città a Roma, Vekon Neshamash, Beshar Shietzamina Kuf. E la voce, il rumore che produce un'anima quando esce dal corpo, cioè quando la persona muore. Bishonim Mafleda. E c'è chi dice che anche quando c'è una nascita di un neonato, anche c'è una voce che si ude da un da un'estremità del mondo all'altro. Bishonim, altri dicono, Av Ridia, anche quando c'è un angolo, scusi, un angelo che è incaricato di bagnare la terra con la pioggia, e lui chiama, perciò fa un rumore che chiama da un lato, da un'estremità all'altro del mondo. O barbanan rafme aneshama vishar shiyotza min haguf ugitlua. E riguardo la voce, diciamo questo rumore assordante, quando l'anima esce dal corpo, i saggi hanno annullato questa voce e non si ode più. E riguardo ciò vorrei dirci un'altra cosa ancora, che è scritto altrove, che anche quando segano un albero completamente, l'albero manda una voce che si ode da un lato dal lato del mondo fino all'altro lato, da un lato all'altro. Ho visto questo, c'è scritto altrove, ma non mi ricordo adesso dove, penso che è scritto nel Zohar. Tanya Kvatet Rabbi Shila. Adesso la Gemara porta una dimostrazione in favore di Rav Shila. Adesso la Gemara porta una dimostrazione in favore di Rav Shila, che Gavra vuol dire gallo. E dice, Ayutse la derech kodem kriyat hagever, damo brosho, una persona che esce in viaggio, si incammina in viaggio, prima che spunti il sole, prima che chiama il Gever, è responsabile se viene ucciso, è sua colpa. E perciò è considerato come se avesse commesso un suicidio. Rabbi Yosha Omer Achi Shane, e Rabbi Yosha dice invece che veramente ciò è solo la condizione che il gallo ha cantato due volte. C'è chi dice che questa condizione che ha cantato tre volte e quello è uscito in viaggio prima di ciò. Uvesi Tanegolamru, in quale gallo si tratta? Betanegol Benuni, un gallo normale, non un gallo né uno che canta troppo presto né uno che canta troppo tardi. Perciò vediamo, siccome dice Tanegol, dice chiaramente Tanegol vuol dire che Geber vuol dire gallo. E questa è la dimostrazione in favore di Rav Shila. Terminiamo qui, e che Hashem vi benedica tutti che siete venuti a sentire la parola di Hashem.